Ricordo che all'inizio dissimo, lo Tanto finiamo. per rilassarsi, 1938. Cioè, fantastico, capo. E questo è solo un assaggio. Ho appena saputo di un intero carico di Camerun che è stato sequestrato dalla dogana. Voi ragazzi andrete a prenderlo. Entriamo nel commercio dei sigari. C'è qualche problema? I clienti dei nostri locali pagherebbero bene per dei sigari di qualità. A me sembra, non lo so, un giro piccolo. Sei sempre stato sveglio, Tom. Non posso nasconderti niente. Un giro piccolo è quello che ci serve. È proprio ciò che deve sembrare. I sigari sono la copertura per un carico di diamanti. E le pietre sono nascoste in alcune delle scatole e i federali non lo sanno. Rubiamo i diamanti ai federali? Non ti preoccupare. Ho già discusso tutti i dettagli col nostro Sam qui. Te darà lui. Ora ho un appuntamento col sindaco in uno dei suoi club preferiti. Mettete insieme i dettagli, ma portatemi quei sigari prima che qualcuno scopra che cosa nascondono. È chiaro? Sì, capo. Bene. E non finite tutto mentre non ci sono. Quindi lo sapevi? Io e Capo ne abbiamo parlato l'altra sera. Abbiamo un piano. Forse non sarà il migliore dei piani, ma non finiremo uccisi. Probabilmente. Quindi abbiamo un infettato o cosa? No. Ce la dobbiamo cavare da soli. Non sarà facile. Quella là ha in mano un posacenere I sigari che è sono grande dentro come un delle casse, piatto. giù al porto. Merda. Quel posto è traboccante di guardie. Già, la forza non basterà. Dobbiamo giocare d'astuzia. Rubiamo un furgone della dogana e ci infiltriamo. Ma Cristo, vuoi accoppare il poveraccio alla guida? No, basterà spaventarlo, ci servono solo i documenti. Giusto. Meglio evitare di nascondere un cadavere. Avanti. Vediamo di trovare un furgone della dogana giù al porto. Ci sei, Tom? Sì. Cerco solo di inquadrare la faccenda. Che c'è da inquadrare? Ha già Il capo capito ci ha che dato c'è. il lavoro e va fatto. Beh, 30 Ho puntate l'impressione che che abbiamo sia tutto capito pronto anche sul noi giusto, qualcosa. anche per dei diamanti. Se i federali ci scoprono, ci sbattono dentro a vita. Allora vediamo di non farci beccare. Giusto? Sì. Ho nascosto le armi giù vicino al porto. Se uno di voi ha bisogno di qualcosa di speciale, contattatevi. Io ho bisogno di bere qualcosa di forte. Cristo santo, Poli, piantala almeno per una sera, per cortesia. Guida fino al deposito della dogana. Wow. Ti vuoi calmare? Vederti giocare con la pistola mi innervosisce. Scusa. È che ho troppe cose per la testa. Ah, sì? Credevo che lì dentro non ci fosse spazio. Vedete pure, menghioni. Sia voi che il Don, pensate che io non abbia progetti. Ma vi sbagliate. Ho grandi progetti. Sì? Grandi progetti. Allora dici, che cosa hai in mente? Adesso pensavo di rapinare un'agenzia di crediti in centro. Vuoi rapinare una banca? Esatto. Sono mesi che la tengo d'occhio, ho pensato a tutto quanto. Tengo soltanto bisogno di persone fidate che mi coprano le spalle. Sembra un po' fuori dalla nostra portata. Sbaglio, stiamo andando a fottere i federali. Che differenza c'è? La differenza è semplicemente Salieri, imbecille. È stato il Don a mandarci a rubare quei sigari.
ma non appoggerà mai un colpo in banca. E noi non ce la diciamo! Cioè, vuoi scavalcare il Don? No. Non proprio. Ci diremo tutto dopo aver messo a segno il colpo. Si incazzerà, certo. Ma gli passerà quando riceverà la sua parte. Non lo so, Poli. Beh, lo so io, cazzo. Fate come volete. Io non dirò niente. Perché questo ve lo devo. Ma Salieri, se scopre che agite alle sue spalle, vi scava una fossa accanto a quella di Morello. Io vi dico che non ne vale la pena. Ha ragione, Poli. Devi dirlo al Don o lascia stare. Sì, sognavo solo ad occhi aventi. Svegliati, allora. Finisce male. Ci siamo. Ho già capito anch'io. Quello lì va a rapinare la banca senza dire niente. Il Don lo scopre e darà l'ordine proprio a Tom di ucciderlo, visto che è il suo grande amico. Allora sei rinsavito. Questa cosa però vuol dire che manca ancora molto alla fine. È questo che mi preoccupa. Ehi, vedete, non scassalmami. Sto bene. Tutto il tempo in mano la pistola, quando sta scendendo che deve andare a fare il colpo, non ha preso la pistola. In caso di lotta, è sigla. Rise and fall of ECW. Have been entwined with the prosperity or decline of great empires. Ma quei due là, quanto cazzo sono andati lontani, intanto che prendevi il furgone? Ecco. Erano anche a piedi. Corrono quelli là. Ma eri lì a due passi, Non so, io ci sono spostati. A corse. È entrato la madonna. Non l'ho proprio visto arrivare. Parcheggia laggiù, Tom. Si sono anche cambiati. E la divisa per me? Abbiamo solo queste, Vale. In più c'è posto solo per due in cabina. Tu ecco, puoi salire dietro. Già fregato. Resta giù nascosto, se non manderai tutto a puttane. Puoi stare tranquillo. So bene quando stare sotto. E questo è quello che dice alle ragazze. Piantala. Ehi. Muoviamoci. Ok. Cristo santo. Sei comodo lì dietro, Tom? Beh, tu che dici? Qual è il piano una volta al deposito? Direi di cercare le casse provenienti da Camerun, il paese di provenienza dei Seagal. Hai idea di quanto è grande il deposito? Tranquilli, a quest'ora di notte sarà vuoto. Ci saremo solo noi. Ma te che arrivi là e trovi un sacco di sbirri invece? Beh, ovvio. Perché qualcuno li ha chiamati? Ah, merda. Non controllo neanche di te. Pete? Hai i documenti? Nel cruscotto. Cosa è stato? Che cosa? Ed eccoli qua. Ok, passate, stasera è affollato, non so se troverete il parcheggio. Ah, non doveva esserci nessuno, invece avete stasera sbirri? È affollato. Ci saranno uomini ovunque. Andrà tutto bene. Ci basterà improvvisare un po'. Io non sono capace di improvvisare, sì. Usa i piedi. Ma
questa l'ora di arrivare. Dobbiamo aver finito con le spedizioni entro l'alba. Scusa, ma non c'ho nuovi documenti. E poi sono spuntate fuori. Mostraci cosa dobbiamo fare. Siamo nuovi. Come tutti qui. Però alcuni di noi almeno si degnano di rispettare gli orari. Seguitemi. Ok, Tom, dovrai pensarci tu. Entra nel magazzino e trova la cassa di sigare in cui ci sono i diamanti. Ok. Qui tengono i registri di tutto quanto. Basta trovarli. Cerca dei sigari provenienti dal Camerun, arrivati su una barca di nome Bohemia. Attraccata martedì 23. Capito? Sì. Non farti vedere né beccare. Torna da noi. Che noia. L'hanno allungato troppo quel brodo qua. Faccio altro che starmene fermo, aspettando che succeda qualcosa. I federali vi fanno fare gli straordinari stasera. Invece di un fottuto mago in un bagnaio. Vedete se trovate qualcosa fuori posto. Come facciamo a controllare tutte queste casse? Ci vorrà più di una settimana. E allora verrei pagato per una settimana. Meglio di prendere. Mi sta andando addosso. Ai ragazzi di Washington è giunta voce che è arrivato qualcosa di grosso qui. Sì. Chiusa da sola. Usare armi da fuoco farà scattare l'allarme. Trova informazioni sui carichi. Bohemia, ha già trovato. Telecamera non scusate sul bambino. Appena arrivi vai in magazzino e controlla le casse. Questo potrebbe aiutare. Forza ragazzi, aumentiamo il ritmo. Temo che abbiamo un problema. Ma come? Direi, no. Ha tirato fuori la pistola quello là. Ah no. Ma dove si è ficcato il fucile? Altrimenti. Dite che devo salire? Io direi sì. Casse sono nel magazzino, è inutile che vai negli uffici. Deve cercare i documenti. Perché? Per capire in che magazzino cerca sono. Cerca il carico di sigari, le casse sono nel magazzino. Non c'è niente di utile. Sì, abbiamo uno come cazzo fa a trovare i documenti qua in mezzo. 1, stoccaggio 1. Bohemia, sigari, stoccaggio D2. Interessante. Le casse sono nel settore D2.
Vai su per le scale. Ah, merda. Questo posto è enorme. Ok, ragazzi, controllate ogni cassa. Poi iniziamo ad aprirle. Ce ne sono a centinaia. E allora buona fortuna. Avete tutta la notte per ispezionarle. Niente. Ah. Questo potrebbe aiutare. Questi? Nessun sigaro, nessun diamante. Qualcuno. Porca puttana, Ivo. Lì c'è un'altra cassa, poco lontano da te. Ancora un bel niente. No. Qui nemmeno. Ho già capito che è l'ultima, dai. Oh Cristo, non ci credo. Non questa, ma l'altra. No. Eccoli. C'è una porta poi. Ehi, ecco. Questi. Sei sicuro che sia la roba giusta? Sono più che sicuro. Bene, mettiamole dentro e andiamo. Non li ha fatti vedere però. Li ha aperti e ha detto sono più che sicuro. Basta. Quella era l'ultima. Squagliamocela. Io là dietro non ci torno. Va bene, sei tu l'audista. Cerca solo di non finire nella baia. Oh, cazzo. Hai sentito? Bene. Ok, Dom, parti. E vai, e vai! E Cristo, Dom, sei stato in merda qua dietro. Spottiamo il cancello. Dove vado? Se riesce sulla strada, va bene, devi solo seminare. Tutti gli spiriti della città saranno diretti qui. Cerchiamo di sparire il prima possibile, Tom. Quindi vai a destra, perché a sinistra c'è un posto di blocco. C'è qualcosa qua davanti. Devi girare a destra. Il posto di blocco. Fai il giro largo, Tommy. Sinistra. Non l'ho vista, non ci credo. Non ci posso credere. Che si la dritti nel suolo. Non ci posso credere. Ribalta il vicolo, scherzi giù. Ma cosa l'hai ribaltato? Non lo so. Ma vaffanculo, io ero lì che giravo l'analogico.
le casse tutte dritte, collate erano le casse. No, ma soprattutto Poli che era dentro, dietro. Sinistra. Qualcuno avete il furgone? Dateci notizie. No, ha visto nessuno il furgone. Era anche ribaltato prima in mezzo alla strada, ma... Merda! Un altro blocco! Merda! È russo? Sinistra, su. Merda! Ti ho preso in pieno stavolta. Da girare tutta la quadra e basta. E infatti. Sinistra. Vai sempre dritto. Forse li abbiamo seminati. C'è, speriamo. Lui era fino al magazzino. Stavamo per lasciar perdere. Era come un labirinto. Ho trovato le casse per miracolo. La prossima volta dobbiamo escogitare un piano migliore. Dobbiamo avere più informazioni. Un piano migliore? Ma ce l'ha fatta. Sì, ma la prossima... La prossima volta cosa? Ti informiamo di tutto. I colpi come questi non sono il tuo forte? Ragazzi, sto cercando di guidare. Torniamo al magazzino senza portarci dietro tutti gli sbirri di Lost Heaven, ok? Ok. Abbiamo i diamanti, il capo sarà contento ed è l'unica cosa che conta. E tutte le casse che abbiamo dovuto caricare, questi diamanti devono essere grossi come macigni. Ehi, Poli! Tutto ok? Sì! Sì, un paio di casse sono andate, però... Sono messa male? Questa sì. Allora è un problema. Al Don non piacerà sapere che gli abbiamo rovinato i sigari. Ma che diavolo? Cristo. È droga. Sei sicuro? Sì. Sicuro. E i diamanti? Niente diamanti. Questo era. Ne ha presi Poli. No, non ci sono mai stati. E Don ha parlato di diamanti. Apri pure tutte le casse, tanto non ne troverai. Ci siamo quasi fatti ammazzare solo per questa merda. Sembra di sì. Cerca di calmarti, Poli. Sta arrivando il Don. Cazzo. Dobbiamo tenere tutti la bocca chiusa con Don. Se avesse voluto dircelo, l'avrebbe fatto. Avrebbe dovuto. Certo, ma per ora tenete la bocca chiusa. Chiaro? Sì, ok. Poli? Sì, terrò la bocca chiusa. C'è qualche problema? Una cassa si è rotta, purtroppo. Davvero? Non è così grave. Avremmo perso qualche sigaro, ma il resto della merce dovrebbe essere a posto, capo. E poi, i diamanti sono la cosa più dura al mondo, no? A parte il mio uccello, forse. Beh, bravi ragazzi, bravi. Vi siete guadagnati un bel premio stavolta. Scarichiamo le casse nel magazzino? No, potete andare. Ora ci pensano questi imbecilli. È sicuro? Ma sei sordo? Cosa ha fatto? Ce ne andiamo. Sì, dammi un passaggio al bar. Sì, capo. Sto sempre. Voi venite? No, prendiamo il treno. Va bene. Una volta ogni tanto prendo il treno. Diranno che è Sam. Maledizione, ne ho abbastanza, dammi. Se ci avessero beccati con quella merda saremmo in prigione. Sì, ma cosa vorresti fare? Te l'ho già detto, no? La banca. Già. Non me ne fotto una minchia, Desi. Io ci provo lo stesso. Quanto pensi di farci? Tenderezza? Ne stiamo solo parlando. Sapevo di poter contare su di te. La banca qual è? Al Grand Impeach. Ah, proprio così. Passeggia con Poli fino alla stazione. Ci sono già stato tempo fa. Sai, la sicurezza è alquanto scadente. Uscite accessibili e cassieri che non dovrebbero dare problemi. Da solo non posso. Forse.
Non mi sporco le mani per il Don, specialmente se non c'è una fetta per noi. Non lo so. È solo che non voglio ritornare su quella strada. Quale strada? In ginocchio. A guardare una poveraccia bruciare solo perché è finita in mezzo. Era al posto sbagliato, nel momento sbagliato. È stata sfortunata. Sembra che con noi vada sempre così. Ascoltami, Tom. È tutto perfetto. Non ti avrei mai chiesto di partecipare se non avessi pensato che è il lavoro giusto. Vedremo. Non accetto finché non vedo di che si tratta. Se mi beccano la volta che Sara mi lascia. Tieni una famiglia a cui pensare. Lo capisco. Ma questo coppo potrebbe cambiargli la vita. Fa attenzione. Stai correndo alla cieca in un campo minato. Cioè, io non so come sia tornare a casa dalla famiglia. È per questo che lo faccio. Che mi sposerebbe? Un quarantenne che possiede soltanto una fedina penale sporca. Sì, la cosa va in porto. Potrò finalmente tirarmene fuori. Lo spero. La vita coniugale non fa per te, Poli. Dopo 6 mesi ti spareresti in testa per la noia. Cristo. Non ce la faccio più ad andare avanti così. Ce ne stiamo tranquilli per 6 mesi, giocando a carte senza preoccuparci. E io mi rammollisco. Poi arrivano i casini e devo rimettermi in forma per sopravvivere. Un giorno cerco di non dormire mentre Don racconta una storia sui vecchi tempi. Una di quelle che abbiamo sentito 1000 volte. E quello dopo scrivo pallottole e cerco di non cagarmi addosso. Fanculo, questo stress mi uccide. Svecchio col cappello. Con tutti i posti. 1000 posti. Lì davanti. Che tra l'altro sta camminando anche lui per non andare nell'occhio. Lo so che è una follia. Lo so che ogni mafioso vuole mettere a segno il colpo della storia. Ma grazie a questa cosa... Non lo so. Potrei guadagnare abbastanza per aprirmi una pizzeria, per esempio, no? Certo. Ma se lo facciamo... Aspettiamo che si calmino le acque. Io pensavo che lo facevano subito stasera. Forse. Saranno ancora 6 missioni, figa. Comunque non tutti arrivano vivi in fondo. Capitolo completato, tanto per rilassarsi.